Allora, io sono nato a Murano e per me è stata una cosa naturale avvicinarmi al vetro. Diciamo che lavorava al vetro mio nonno, mio padre e anche i miei zii. Quindi in famiglia era normale parlare di questa materia. Però, diciamo, io mi sono avvicinato al vetro in maniera importante all'età di 14 anni, quando ho cominciato a fare le primi approcci a provare e mi ha subito affascinato e da lì è stato tutto un'escalation verso questa materia che continua a affascinarmi anche adesso e comunque si impara sempre. E poi Murano comunque è un'isola dove i vetrai pullulano e quindi è facilissimo ritrovarsi a parlare sia dei problemi e anche delle varie iniziative, dei rapporti con la storia anche di Murano, molto importanti. Hello and welcome. I'm Amy Schwartz, the head of the studio of the Corning Museum of Glass. We're here today to present to you the fifth installment in our video series, Masterclasses from the Studio. Today's video features Cesare Tofolo, a Venetian flameworking master. Cesare has taught here several times, and in addition, he started a school in Venice called Centro Studio Vetro, as well as a magazine devoted to glass. Cesare is a devoted teacher, and is truly a leader in his field. And now, flameworking with Cesare. Uso una torcia che sembra complicata, invece è molto facile da usare, molto semplice e molto veloce, consente dei movimenti molto veloci nel cambio di fiamma. Io penso sia una delle migliori torce esistenti fino adesso per fare questo tipo di lavoro. Per cominciare non è necessario usare una torcia così potente. Per iniziare si può usare una torcia molto più semplice con solamente due regolazioni che consentono però un cambiamento di fiamma da piccolo a medio e anche una fiamma poco costosa anche. Allora, abbiamo diversi tipi di tubi, sia lisci che anche a rigadini, cioè rigati, e vengono rigati, sono rigati all'interno per consentire una maggiore tenuta delle righe, altrimenti avendo una rigatura esterna, al contatto diretto con la fiamma sarebbe facile che il disegno delle righe sparisse velocemente. Invece, avendo una rigatura interna, è molto più facile da lavorare e permette, diciamo, di scaldare meglio il vetro senza che le righe scompaiano. Questo tipo di vetro permette diverse lavorazioni. Si può usare semplicemente girandolo oppure si può intersecare due tubi uno dentro all'altro. Ci sono diverse tecniche che possono essere usate per elaborare diversi tipi di pezzi. Molto importante in questa tecnica è l'impostazione delle mani e il movimento è importantissimo. È basilare cominciare nel tirare le punte dal tubo. E per fare questo è importante che il vetro sia caldo in maniera uniforme. E quindi ci vuole una fiamma morbida, non troppo aggressiva. Ciò permette di scaldare uniformemente il tubo e di tirare la punta. Per tirare la punta bisogna tirarla lentamente, non troppo velocemente, per avere uno spessore, diciamo, consistente. E
e questo poi ci permette di tenere in mano il pezzo completo. Anche molto importante scaldare in maniera uniforme anche per soffiare. Allora, questo pezzo è un pezzo, diciamo, semplice, non proprio basilare, però abbastanza semplice per i principianti, perché ci permettono di vedere l'attaccatura, di fare eseguire giusto un puntello ed attaccarlo alla temperatura esatta, non troppo caldo, perché permetta poi di staccarlo quando il pezzo è finito, e non troppo freddo, poiché potrebbe staccarsi prima della fine del pezzo. E questo comporterebbe sicuramente un contrattempo nell'esecuzione. Questo è un pezzo, diciamo, che per i principianti può essere basilare, perché ci permette di aprire un piede che è di piccole dimensioni e poi ci permette di usare il rigadin ritorto e quindi ci permette di avere una buona manualità nel tenere il vetro caldo e girarlo su se stesso e poi soffiarlo nello stesso tempo, e quindi diventa necessario che il pezzo sia scaldato in maniera uniforme per far sì che resti nel centro la soffiatura e non sborghi ai lati. Questa è una cosa molto, diciamo, essenziale per fare questo tipo di lavorazione. Bisogna arrivare a avere una precisione nella punta che consenta all'oggetto di roteare al centro. Allora, adesso sto preparando la parte per il piede. Questo è un pezzo che verrà fatto in due parti e che verranno collegate a caldo. Allora, il primo pezzo viene fatto in rigadin diritto che va ad attaccarsi alla seconda parte che verrà fatta in rigadin ritorto. Allora, adesso attacchiamo il piede, il pezzo dove verrà fatto il piede, a rigadin, con rigadin dritto al secondo pezzo. Allora, adesso soffiamo la parte della coppa e apriamo il piede. Apriamo il piede e ci attacchiamo il puntello all'interno del piede, perché sia possibile e ci consenta di aprire anche la parte della coppa. Poi si comincia ad aprire la coppa e poi si stacca il puntello. Per aprire la coppa ci vuole sempre una fiamma molto morbida, così anche per il piede. Non deve essere mai una fiamma aggressiva. Poi il vetro si può riscaldare 2, 3, 4 volte per dare una forma esatta, sferica, e quindi non abbiamo dei tempi troppo ristretti da rispettare. Quindi uno può riscaldarlo diverse volte fino a che non ottiene la forma desiderata. E poi aprire la parte della coppa, dove non è una forma molto complicata, questa è la più semplice. Le altre forme sono molto più complesse, specialmente nell'apertura. L'importante è tenere sempre una fiamma morbida che consenta al vetro di muoversi senza essere troppo stressato. E questo io consiglio come inizio nella soffiatura. Questo è basilare, da questo poi si possono ricavare anche dei bicchieri, uno si sposta poi su cose molto più complicate. Sì, io ho scelto il vetro perché inizialmente è una materia che ho conosciuto bene da vicino abitando a Murano, però la cosa che più mi affascina anche adesso del vetro è che mentre la lavori è una materia non statica, ferma, ma in movimento, si muove quando tu lo riscaldi. E poi quando il pezzo è finito puoi giocare con la trasparenza, no? Cioè il tutto viene lavorato sia a caldo in movimento, pensando però al pezzo quando tu puoi
giocare con la trasparenza tra l'interno e l'esterno. E poi brilla, è una materia estremamente differente da tutte le altre, come può essere il legno, il ferro, completamente diversa. Questi pezzi provengono dal Libano e sono all'incirca di 500 anni avanti Cristo e probabilmente sono anche realizzati a lume. E come mai pensi questo? Penso questo per esempio dagli occhi, no? Gli occhi sulla prima testa, che sono fusi molto bene insieme con il resto del vetro, e anche il terzo pezzo, molto probabilmente fatto a lume. Queste sono figurine probabilmente di Nevers, sicuramente lavorate a lume. All'incirca 1700, alcune 1600. Questa fantastica è molto famosa perché è pubblicata in numerose volte, anche quella eccezionale. E comunque in quel periodo venivano raffigurate anche molti soggetti religiosi, come qua c'è l'ultima cena, esatto, e anche questi che venivano inseriti dentro e appesi come quadri. Questi sono vetri di Leopold e Rudolf Blaska, che lavoravano a Dresda in Germania all'incirca verso il 1885 e il 1890. Hanno fatto prima queste parti, no? Degli animali del mare, invertebrati, anche lumache e poi alcune piante anche marine. E questi qua venivano prodotti anche con frattubi, bacchette che loro si facevano, no? E questi colori così belli, come venivano? Sì, e dopo venivano anche ritoccati con degli smalti a fuoco, e questi invece sono stati fatti nella seconda parte, quando il Museo Botanico della Harvard University li ha invitati a fare dei modelli di fiori e di frutti. E qui loro si sono dedicati, diciamo, la maggior parte del tempo a produrre solo questi, e li producevano con all'interno un'anima di metallo che è visibile anche là, sì, in alcune parti dove il vetro è saltato via. E anche qui venivano corretti i colori con degli smalti che poi venivano cucinati, cotti a fuoco, per rendere verosimile al reale. E sono incredibili. Sembrano veri. Esatto. E al Museo Botanico dell'Harvard University c'è una serie enorme di fiori, incredibile. Questo è in vetro borosilicato. Questo è un vetro fatto da Vera Liskova, cecoslovacca, che praticamente questo pezzo è composto, no, di vari settori, no? Lei ha fatto prima tutti i pezzi separati e poi sono stati uniti attraverso un cannello a mano, no? Perché lei veniva dalla scuola del vetrochimico e quindi usava questo tipo di tecnica. Però è incredibile il disegno, no? Certo. Che è riuscita a formare, molto più moderno, no? E famosissimo anche questo, pubblicato in diversi libri. La tua natura morta, che ho visto nascere, e cui sono molto affezionata. Però sono contenta che adesso sia qua, in questo museo. Molto importante per me questo pezzo è anche che sia in questo museo. Allora, io scelgo sempre durante i corsi di insegnamento, di insegnare e fare delle dimostrazioni riguardanti i pezzi antichi, perché penso che siano i migliori dal punto di vista tecnico.
poiché sono pieni di dettagli. Cioè, molto interessante per uno studente riuscire a vedere questo tipo di lavorazione. È molto importante anche che loro prestino la massima attenzione per ogni minimo dettaglio, anche dei movimenti e di tempi, perché in questi tipi di vetri è molto importante il tempo. Ci sono dei tempi veramente brevi da un'esecuzione a un'altra, cioè i passaggi sono molto ristretti. Per esempio, questo vetro che ho realizzato qui, ci sono diverse tecniche insieme. C'è la foglia d'oro nel gambo e viene incamiciato all'interno di un altro tubo di vetro per consentire di riscaldarlo più volte nella fiamma senza andare ad incidere sul vetro e sull'oro, sulla foglia d'oro, che con una temperatura troppo elevata sparirebbe. E si finisce il tutto con l'esecuzione del piede, l'attacco del piede. Questo è un pezzo in stile veneziano che è stato, diciamo, pensato. E ispirato da altri pezzi antichi. E io penso che questa sia una tecnica eccezionale. Sono cambiati gli strumenti. Non molto, più che altro la torcia rispetto agli anni passati. Però i movimenti restano più o meno gli stessi, i medesimi. Solitamente io uso nel mio lavoro gli stessi strumenti che vengono utilizzati nella lavorazione alla fornace. Ho introdotto questi utensili nella lavorazione a lume circa 25 anni fa e perché li trovo che siano perfetti anche per la lavorazione alla fiamma, non solo quella alla fornace. Ho scoperto che si poteva fare del vetro d'arte all'infuori del vetro tradizionale. C'è un movimento diverso. E adesso, diciamo, a Murano saranno sui 4-5 anni che qualche artista, qualche maestro comincia a muoversi in questo ambito. Però sono sempre pochi rispetto al numero di vetrai. I vetrai più tradizionali vedono questa cosa un po' come una stravaganza. Perché io penso che anche non siano a conoscenza di molte cose che succedono nel mondo del vetro all'esterno di Murano. Diciamo anche che comincia anche a esserci un certo mercato in Europa che può essere considerato interessante e molti artisti anche si avvicinano all'isola di Murano per venire a produrre le proprie opere in vetro. Io personalmente sono entrato in questo circuito in maniera naturale, cioè appena ho cominciato a vedere come si poteva sviluppare il vetro in differente modo.
Per creare un movimento, diciamo, nuovo dal punto di vista dell'arte del vetro a Murano, con altre persone ho fondato un'associazione culturale che parla del vetro, ma solo del vetro d'arte e del vetro storico di Murano, non del vetro commerciale, quello fatto per i turisti, solo del vetro importante. Per fare questo abbiamo cominciato a realizzare una rivista, abbiamo realizzato una rivista che si chiama Vetro. È stato un duro lavoro, però questo era necessario per entrare in contatto con i muranesi, far conoscere che cosa succede all'estero e anche per far conoscere all'estero quello che invece succede a Murano. Quindi la rivista è redatta in due lingue, italiano e inglese, che ci permette così la possibilità per diverse persone di avere un pubblico, insomma, più ampio. E dopo di questo è stato il primo passo. Poi il passo successivo, raggiunti anche diversi soci che hanno contribuito all'iniziativa, abbiamo realizzato per la prima volta a Murano dei corsi del vetro in una piccola isola di fronte a San Marco. Questo è stato, diciamo, l'inizio. È ancora piccolo come partenza, però sono sicuro che si svilupperà sempre di più, perché c'è un interesse costante in questo, sia da parte di studenti che vengono sia dall'Europa che dall'America e dal Giappone. E comincia anche qualche muranese giovane ad avvicinarsi a questo tipo di insegnamento diverso da quello tradizionale che solitamente a Murano si fa in fabbrica durante la produzione. Cioè, essere a contatto con l'artista che lavora il vetro insegna molto, sia a livello manuale ma anche spirituale, cioè l'avvicinarsi alla materia in modo differente. E gli approcci sono diversi. E questa era una cosa, secondo me, per Murano essenziale. È una cosa che porta via del tempo al mio lavoro privato, però sicuramente qualcuno doveva farlo. Allora, io penso che Murano adesso dovrebbe un po' cambiare la linea che ha tenuto fino adesso, perché adesso diciamo che tutto si è sempre rivolto verso la produzione. Però negli ultimi periodi abbiamo un sacco di concorrenza che viene dai paesi del nord e anche dalla Cina. Quindi la produzione a Murano viene messa in crisi dai prezzi più bassi di queste popolazioni. Allora il futuro del vetro di Murano deve essere sicuramente nell'unione dei vari artisti e nella creazione di alcune strutture dove gli artisti possono trovarsi, parlare e realizzare i propri pezzi e comunque formare un movimento importante, perché attualmente a Murano di artisti a livello internazionale sono pochissimi, li possiamo contare veramente sulle dita di una mano, e questo è troppo poco. Cioè, Murano ha il nome molto importante fatto nella storia, però bisogna andare avanti in maniera diversa, non possiamo rimanere fermi. Per esempio, anche molti vetrai tradizionali pensano ai segreti, cioè la gente non deve uscire da Murano per andare ad insegnare in varie scuole internazionali. Questo è sbagliato, perché diciamo che i segreti di Murano ormai sono a conoscenza di tutti, e comunque nel 2000, in questo secolo, è impossibile avere ancora dei segreti. Bisogna divulgare e imparare, perché noi abbiamo delle cose da insegnare, però all'estero sicuramente fuori di Murano ci sono molte cose anche da imparare.
I Muranesi devono riuscire a capire questo, servirà anche per loro. Anche perché diciamo che guardando l'occupazione a Murano è andata sempre in discesa. Negli anni 60 lavoravano a Murano circa 3.000 persone il vetro, attualmente sono circa 1.200, quindi è stata persa tantissima forza lavoro e così sarà ancora andando avanti. Quindi bisognerà avere un movimento più piccolo di persone, però molto forte, molto, diciamo, dal punto di vista tecnico preparatissimo e anche dal punto di vista non solo tecnico, ma preparati sia dal punto di vista storico, studiare anche al di fuori di quello che è la fornace e aprirsi al mondo, perché il futuro è nel mondo, cioè Murano non può essere un'isola isolata, altrimenti è destinata a finire. E secondo me, per esempio, nello studio qui a Corning è un posto eccezionale per fare questo, sia per le strutture che sono incredibili, non manca veramente niente, anzi penso che sia il posto più attrezzato che io ho mai visitato, e anche perché lo studio è molto vicino al museo e quindi si possono avere molte cose insieme, si possono vedere i pezzi antichi nel museo, si può tornare qui, provare anche con gli studenti, vedere le differenze dei materiali, cioè una cosa unica. Solo qui a studio di Corning si può fare questo.